Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Come potete vedere dal titolo del video, ho comprato una mystery box, cioè una di quelle scatole il cui contenuto è misterioso. L'unica cosa che sapevo è che si tratta di una mystery box di prodotti di make-up e che sono tutti prodotti nuovi, quindi non usati, non vecchi, comunque tutti prodotti nuovi. Quando io ho saputo appunto queste due cose, ho deciso di comprarmi questa mystery box, perché anch'io comunque ero curiosa di avere il mio pacco a sorpresa. Vi dico che l'ho presa su Amazon, che l'ho pagata pochissimo perché comunque aveva un prezzo molto basso e insomma mi sono lasciata prendere dalla curiosità. Questa è la scatolina, è molto piccolina. E andiamo a vedere insieme che cosa c'è dentro. Vediamo che cosa c'è. Sono veramente curiosa perché è una cosa che non avevo mai fatto e davvero mi incuriosisce. Allora, questa è piena di prodottini. Si presenta in questo modo, vedete? Sono tutti qua e li vediamo insieme. Allora, la prima cosa che c'è è un'acqua di rose tonificante lenitiva. Che marca è? Tia? No, non so che, oddio, non so come si pronuncia. Ve la avvicino così la vedete. C'è questa acqua di rose, sentiamo il profumo. Io di solito non la uso tanto, però insomma, visto che c'è, la proviamo. Ha un buonissimo profumo di rose, si sente molto forte l'odore delle rose e insomma è molto molto buono, sì, devo dire che ha un buon profumo. E questo è il primo prodottino. Poi andiamo a vedere cos'altro c'è. C'è un pennello per il fondotinta compatto, eccolo qua. Questa è la scatola, andiamo ad aprirlo insieme, vediamo com'è questo pennello. Ecco, ah beh, il classico pennello, quello così corto. Sembra, lo apriamo ovviamente perché voglio sentirne anche la morbidezza. È molto bello, è molto morbido, un pennello di questo tipo, che io veramente per il fondotinta devo dire che non uso questo genere di pennelli. Però magari per la terra, per il viso, sì, lo potrei utilizzare. Quindi è molto, molto morbido, davvero molto morbido. La marca, io non so come si pronuncia questa marca qua, non è una marca che conosco, magari famosissima, ma io personalmente non la conosco. Poi, sempre della stessa marca, c'è un ombretto compatto, un ombretto, ragazzi, io sono felicissima tutte le volte che c'è un ombretto vicino a me. Vediamo il colore di questo ombretto, speriamo che non sia un arancione assurdo. No, è un bellissimo grigio argento, questo qua. Spero che lo vediate bene. È un bellissimo grigio argento ed è un colore che io effettivamente porto abbastanza spesso e molto volentieri, quindi sono molto felice di aver trovato un ombretto. Quindi già questo. Sono già a posto, sono già contenta. C'è un ombretto, sapete quanto mi piacciono gli ombretti, quindi c'è una bustina con la sua cerniera, molto carina. Ah, e all'interno ha dei pennelli, una serie di pennelli di questo tipo. E anche qua, insomma, sono soddisfatta perché i pennelli comunque io li uso tanto e servono sempre. Andiamo avanti, vediamo. C'è di nuovo un altro prodotto di quella marca di prima. È un rossetto. È un rossetto abbastanza arancione, devo dire che è un rosso un po' strano, però pur essendo così arancione, magari sfumato con un altro colore potrebbe, come dire, lo potrei utilizzare perché se lo vado a sfumare magari con un rosso più scuro può darsi che venga fuori un bel colore. Vi saprò dire. Poi ancora di quella marca, no, era scatola nera, pensavo fosse, invece no, questa volta è un prodotto della Kiko. Nella sua scatolina, questa è la scatolina ed è un rossetto di un colore decisamente più neutro di quello di prima, un colore che io sicuramente troverò il modo di utilizzare, è tipo un nude, forse un po' più scuro di un nude, però un colore molto neutro, molto naturale, è veramente bello, questo è veramente bello, devo dire che è molto molto carino. Vediamo cos'altro c'è, altrimenti questo video verrà lunghissimo. Ci sono un sacco di smalti. Ci sono tantissimi smalti, però gli smalti magari li lascio alla fine. Poi qua c'è un fondotinta in crema, che è un colore, direi che assolutamente neutro, quindi non è troppo scuro, perché io avendo la pelle molto chiara, poi con il fondotinta, invece questo direi che va bene anche per la mia pelle.
Tra l'altro una bella confezione così dorata, quindi anche questo mi piace. Poi ci sono gli stencil per le sopracciglia. Io questi non li utilizzo perché non mi disegno le sopracciglia, non uso la matita per sopracciglia, mi limito a sfoltirle e stop, anche perché comunque portando i capelli in questo modo le sopracciglia non si vedono, quindi è inutile che io stia a perdere troppo tempo con le sopracciglia, però insomma ci sono questi stencil. Poi c'è un fondotinta, no, è una cipria, scusate, c'è una cipria che è colore beige ed è veramente molto marca Maybelline, questa qui, ed è veramente molto molto interessante questo prodotto perché io lo avevo finito la cipria, quindi combinazione, c'è dentro il suo cuscinetto e questa è la cipria. Forse vista così direi che è tanto tanto chiara, però io poi comunque sopra ci metto anche la terra per il viso, quindi insomma può andare bene. È comunque una cipria nuova, considerando che l'avevo finita, sicuramente la proverò. Poi questa marca io l'ho già utilizzata e comunque mi sono sempre trovata bene. Qua c'è un campioncino di profumo Narciso, lo sentiamo subito, vediamo com'è. Buono, devo dire che è buono, non lo conoscevo, Narciso. Buono, forse un po' forte, ma tutto sommato, sì. Io sui profumi ci devo un po' fare l'abitudine perché utilizzo sempre solo ed esclusivamente il J'adore, quindi sugli altri non ho tanto il naso ai profumi. Però è buono. Sì, diciamo che più lo annuso e più mi piace. Quindi sì, buono, Narciso questo. Andiamo avanti con i prodottini. Allora, qua c'è una crema per le mani PL3 Med, quindi è una crema per le mani da farmacia, è ancora tutta sigillata, quindi probabilmente è un omaggio che la persona che mi ha spedito la scatola aveva magari a sua volta ricevuto. È una crema mani riparatrice e devo dire che mi può assolutamente venire bene perché io ho sempre le mani secche. E come vi dicevo già in un altro video, poi vi farò una recensione sulla crema mani, quindi comunque è un prodotto che io utilizzo. Poi qua, sempre della marca di prima, questa è Ufidra, non so se si pronuncerà così, correggetemi se sbaglio, c'è un eyeliner. Un eyeliner, lo vediamo subito insieme, un eyeliner con il pennellino in spugnetta, fatto così. Io devo dire che l'eyeliner non lo utilizzo, però visto che c'è qua così e non me lo devo comprare apposta, magari potrei provare a vedere come mi sta. Perché in fondo non ho l'abitudine di utilizzarlo, però non è detto che mi stia male, lo proverò e vi farò sapere. Adesso tutti i prodotti per unghie, smalti, principalmente smalti. Sono degli smalti della Essence. Allora, ah no, ce n'è uno che è Catrice, che è questo verde un po' metallizzato, brillantinoso, Catrice, e poi ci sono smalti Essence, ci sono. Allora, un top coat della Essence, eccolo qua, poi c'è una base coat sempre della Essence, eccola qui, poi c'è Essence Ultra Strong, quindi sono tutte basi top coat, tutti trasparenti, comunque questa. E poi c'è un olio riparatrice per unghie, sempre della Essence. Devo dire che questi prodotti sono veramente validi perché li conosco e sono veramente contenta di averli trovati all'interno della scatola. Quindi direi che nel complesso tutti i prodotti che ho trovato qui sono prodotti che io utilizzo, quindi sono assolutamente soddisfatta della mia mystery box. Quindi pollice in su per la mystery box. Mi fermo con questo video, vi do appuntamento alla prossima, mettete un like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, vi mando un bacio enorme e ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!